In Bergamasca arrivano 18 milioni di euro dal patto per la Lombardia. Tre opere importanti si è deciso di finanziare, una di queste riguarda la Val Seriana. Sì, oggi è una giornata davvero storica per questo territorio e possiamo dire di avere mantenuto una promessa. I soldi, del patto per la Lombardia sono soldi del governo nazionale che attraverso la regione dovevano essere condivisi col territorio. Come è noto, il territorio lo giriamo, per tempo abbiamo dialogato con i sindaci e insieme abbiamo individuato sulla rotatoria di Ponte Nossa una priorità che i cittadini della Val Seriana si aspettano da tempo. Opera cantierabile dal 2019, siamo veramente contenti e determinati a fare al più presto quello per cui abbiamo portato a casa i soldi che ci aspettavamo. Quanto verrà messo su questo intervento? C'è 1 milione di euro, che si assomma ad altre opere importanti, in modo particolare la Trescore in traffico, e il nodo di Ponte Secco che riguarda l'entrata in città da chi arriva dalla Val Brembana, dalla Valle Imagna. Quindi una bella mole di risorse per tre interventi che veramente avevano bisogno, di qualcuno che ci mettesse mano, contenti di esserci riusciti. L'incontro di oggi con il presidente Maroni e la giunta è servito anche per mettere a punto altri accordi che riguardano la provincia. Sì, abbiamo discusso di tre cose. Innanzitutto abbiamo firmato un protocollo d'intesa per cui 320 chilometri di strade ad alta percorribilità, strade extratali impropriamente passate alla provincia un decennio fa, ritornano nelle disponibilità e nella competenza di ANAS attraverso un aiuto tra ANAS e Regione Lombardia. Abbiamo chiesto al governatore Maroni di applicare nelle zone montane della nostra provincia lo stesso criterio che si applica con la provincia di Sondrio, dove la gestione del demanio idrico e quindi le numerose risorse che da quello provengono rimane in montagna. Crediamo che la stessa cosa vada applicata nelle nostre valli e poi abbiamo chiesto che nella legge di semplificazione in discussione in regione in queste settimane si possa prevedere una modifica alla legge sul sistema idrico che possa permettere ai piccoli comuni montani sotto i 1.000 abitanti di scegliere se aderire al gestore unico o se gestire in proprio la risorsa acqua, che è un tema economico ma anche identitario per alcune zone della nostra provincia.